Buongiorno a Davide Giacalone. Buongiorno, bentrovati. Caro Davide, cominciamo a leggere insieme i quotidiani. Oggi in edicola, come sempre a quest'ora, in Non-Stop News. Allora, scegliamo un paio di aperture per cominciare. Corriere della Sera, liti e veti, governo bloccato. In questo caso è una sintesi di quanto accaduto almeno nelle ultime 12 ore. Poi fate un pochino voi. Interessante nel sommario, Di Maio attacca su autostrade. Il Sole 24 Ore, TAV, sia i bandi per i lavori in Italia al 55% fondi europei. Quindi fra i blocchi di cui parla e su cui titola il Corriere della Sera, però poi emergerebbe il via libera pressoché definitivo alla TAV per quanto concerne i lavori in Italia. Allora Davide. Non farti illusione, nel senso che hanno già subito messo le mani avanti, i bandi ripartono di gara per il treno ad alta velocità Lione-Torino, ripartono come abbondantemente previsto, come detto anche nei tempi, cioè abbiamo beccato pure la settimana, ma non perché era ovvio, perché c'è scritto nel contratto e negli accordi. C'è un maggiore finanziamento europeo, come auspicato. Ieri il vicepresidente del Consiglio Salvini ha detto in queste condizioni si riparta subito, secondo me ha ragione, vedo che si è accorto che ci sono anche i fondi europei, perché c'è sempre questa cosa che l'Europa uno ci perde i soldi, diamo il sangue, no? Ci si guadagna e anche bene per molti aspetti, però continua come previsto lo scontro nel governo, sono due posizioni diverse, il Movimento 5 Stelle è contrario e quindi tutto verrà a settimane alterne rimesso in discussione. Mentre tutto questo capita, vi segnalo un articolo a pagina 8 del Sole 24 Ore che informa sul supertreno Hyperloop, cresce in Italia, allo studio al momento solamente due tratte. È un treno a lievitazione magnetica passiva che può raggiungere i 1223 chilometri orari, non glielo dite ai notav, perché se no svengono e fa pure caldo, e si tratta ovviamente di una startup internazionale dove c'è una presenza consistente e importante di innovatori italiani. Speriamo che si sbrighino, che vadano avanti, dove a quel punto si potrebbero aggiornare le linee ferroviarie, ammesso non concesso che nel frattempo, diciamo così, abbiano finito quello con la dirigenza, considerandola troppo moderna, troppo veloce, troppo tecnologica, e invece è roba che tra poco apparterrà al passato. Davide, pagina 16 del Fatto Quotidiano, il titolo è un'estate non basta, ecco perché nessuno fa più i lavori stagionali. Alcune proposte sono dignitose, fino a 1.600 euro netti più vitto e alloggio, molti pagano una parte in contanti. Da cosa nasce questa inchiesta? Nasce perché il 7 giugno il neoeletto sindaco di Gabicce Mare, Domenico Pascuzzi, rilascia un'intervista al Resto del Carlino che innesca molte polemiche. Sostiene che alberghi e ristoranti sono a corto di personale perché mancano i destinatari del reddito di cittadinanza che preferiscono rimanere al sud invece che spostarsi in riviera per l'estate. L'associazione degli albergatori poi precisa che il calo è in realtà in corso da anni. Che fotografia è questa? Fotografia di un paese che fa di tutto per cercare di impedire l'elasticità del mondo del lavoro. Lo fa anche forse, non lo so, a fin di bene, perché pensano che combattendo, diciamo così, l'elasticità del mondo del lavoro si conquista la stabilità, in realtà si conquista la disoccupazione. Quando si dice ma lavorare metà dell'anno o lavorare qualche mese, fare un lavoro stagionale non basta tutto l'anno, assolutamente ovvio, cioè mi sembra abbastanza scontato, ma non è un buon motivo per non lavorare nemmeno durante la stagione, cioè semmai è un tentativo di avere anche altri lavori, non cioè di rinunciare a quello che c'è. Alcuni di questi lavori sono pagati bene, altri naturalmente sono pagati assai male, c'è un margine di pagamenti in contanti, quindi un margine di nero che è innescato da una parte dal desiderio di sfuggire al fisco sia del datore di lavoro che del lavoratore, o qualche volta solamente del datore di lavoro, e dall'altra parte però è anche dovuto alla rigidità delle norme. Se fossimo più liberi di dare lavoro e di prendere lavoro senza un'infinità di vincoli, e se su questi lavoratori a stagionali non cadesse un peso micidiale di fisco e di previdenza, perché bisogna intanto mandare in pensione prima quelli che il lavoro lo hanno avuto stabile, fisso, assicurato e garantito per tutta la vita come i dipendenti pubblici, sarebbe un bel giorno e sarebbe anche un modo per riconoscere il valore di questi lavori, che sono lavori importanti da cui dipende un pezzo dell'economia italiana, che è quella del turismo.
Caro Davide, andiamo anche al tema Sea-Watch, l'attacco del pezzo sulla stampa di questa mattina, sulla prima di Francesca Paci è il seguente: il gran rifiuto della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non se l'aspettava nessuno a bordo della Sea-Watch 3. Di fatto la decisione è quella di non far sbarcare la Sea-Watch appunto in Italia. Sì, facevano male a non aspettarselo, come sì come hanno fatto male quelli che cominciavano già a dire l'Europa ce l'ha con noi. Il libro oggi titola L'Europa stavolta ci dà ragione. Io non so più, diciamo, cosa fa, forse siamo gli unici che continuiamo a ricordarci che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha nulla a che vedere con l'Unione Europea, non c'entra niente. Se poi uno usa Europa per dire qualsiasi cosa, vabbè, buonanotte. Cioè, però cerchiamo di mettere a posto le cose. Il CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, fa capo al Consiglio d'Europa, che è una cosa completamente diversa. E è stata richiesto un intervento di urgenza. Nei giornali avevano già titolato alcuni l'Europa dà l'ultimatum all'Italia. No, è stato richiesto un intervento di urgenza, quindi urgentemente le deduzioni sia alla Sea-Watch che al governo italiano. E hanno detto ieri il giudice della Corte: non è competente per giurisdizione l'Italia perché sono fuori dalle acque territoriali, non c'è un pericolo immediato. Naturalmente siamo tenuti noi, come altri, all'assistenza delle persone a bordo. Non è neanche vero che la Sea-Watch non può entrare o non può attraccare. Anche questa, guardate, che è per 50% una bugia, è considerata dalle autorità italiane un'attività illegittima o illegale, in violazione delle norme. Se ritengono che a bordo c'è qualcuno che sta morendo, è evidente che hanno tutto il diritto di entrare e di attraccare e di sbarcare tutti, ma siccome sono considerati fuori legge, verranno arrestati, il comandante, verrà sequestrata la nave e verranno poi, diciamo, si avvierà un procedimento all'esito del quale potrebbero esserci delle condanne o delle multe. Se questo è il pericolo, non credo che il comandante, diciamo così, pur di non prendere la multa, non affronta il pericolo. Se invece non è così, e la facciano finita, perché questa commedia dei buoni che imbarcano e dei cattivi che non fanno sbarcare ha veramente rotto l'anima. Un po' di cose belle. Partirò in questo caso dalla Gazzetta dello Sport: 8 volanti a tutta pagina con una bella foto del gruppo dell'Italia femminile che festeggia i quarti di finale raggiunti ieri ai mondiali di Francia. 8 volanti, ovviamente il gioco di parole sull'essere entrate tra le prime 8 squadre al mondo la prima volta grazie ad una gara a eliminazione diretta. Questa fa tutta la differenza del mondo, proprio testimonia in un mondiale allargato la presenza, la forza di un movimento. Forza Azzurre alle 3 del pomeriggio di sabato qui su RTL 102.5 per la sfida all'Olanda. E poi, prima del Corriere, il potere delle buone notizie, riferimento a Milano Cortina. Davide, ieri però è stata una giornata, come dire, chiusi i festeggiamenti, in cui cominciano a mettersi i puntini sulle i. Sì, giustamente oggi i giornali riportano, lo trovo confortante, le dichiarazioni un po' del sindaco di Milano Sala, di Zaia, il presidente della regione Veneto. Quello, in sostanza, qual è il concetto? Il concetto è, sì, adesso però a gestire questa cosa ci mettiamo quelli bravi, non, ha detto Sala, gli amici degli amici, intendendosi così dire, quelli selezionati in altro modo. Il fatto che in questo momento, nel 2026, chi sarà il sindaco di Milano o il presidente della regione o chi al governo, non lo sa nessuno di noi naturalmente, però attualmente sono maggioranze politiche diverse, indirizzi politici diversi, e questo aiuta perché questo aiuta a selezionare migliori. Benissimo, andiamo avanti così. Aggiungerei una cosa: quei lavori lì che devono partire sono anche una grande occasione per le imprese, per il settore privato italiano. I giochi olimpici dovranno essere anche un'occasione di guadagno, di creare lavoro e di creare ricchezza, e il profitto è una bellissima cosa, che il cielo li benedica. Sappiano anche le imprese italiane che correre al denaro, correre alla ricchezza, correre al profitto, che va benissimo, non solo si può farlo senza essere scorretti e senza violare le regole, ma anche isolando, cioè attivamente isolando chi fra loro si muoverà in questo modo. Non sempre questo avviene nel mondo degli appalti e dei subappalti, non voglio dire che spesso avviene il contrario, ma insomma, questa è un'occasione anche per dimostrare la qualità, la stoffa dell'impresa italiana, e conto che possa essere così. Bene, Davide Giacalone, l'appuntamento con te a domani, buona giornata. Grazie a voi, buona radio a tutti. Abbiamo il grande piacere questa mattina
di chiudere l'appuntamento stagionale del Post in Fabbrica con ovviamente il vicepresidente di Confindustria, che tanto ha voluto questo appuntamento settimanale e che tanto contribuisce al successo ovviamente di questa rubrica. Giovanni Brugnoli, buona giornata e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno Pierluigi, Fulvio e Giusi. Buongiorno carissimo. Partiamo, da dove partiamo? Dal dato fondamentale. Oggi ultimo appuntamento stagionale, come correttamente ricordava Pierluigi Diaco da Roma. Comunque partiamo da www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica, perché ovviamente il sito non va in vacanza, i form restano lì, continuate a visitare, a scrivere e a candidarvi, perché abbiamo dei numeri importanti da dare. Questa stagione del Post in Fabbrica ha portato a risolvere i problemi di tante aziende, ma soprattutto tanti, tanti very normal people, persone che cercavano una collocazione nel mondo del lavoro. Abbiamo dato un piccolo contributo, una mattonella si dice in questi casi, per costruire il muro del dialogo, anzi per abbattere il muro che esiste, Giovanni, tra chi cerca lavoro e chi offre lavoro, un grande problema italiano. Andiamo con i numeri. Certo, è stata una stagione molto importante perché abbiamo intercettato tante esigenze di tante imprese, ma abbiamo dato delle opportunità a tanti giovani e alle loro famiglie. Quindi prima di tutto un ringraziamento, perché abbiamo fatto un lavoro di squadra incredibile con un format innovativo unico in Italia che fa parlare le imprese nella prima radio italiana, ed è una cosa molto importante. Il pubblico lo ha apprezzato molto, gli imprenditori l'hanno apprezzato molto, perché venire a raccontarsi in radio in diretta è stata una grande esperienza. Quindi un ringraziamento a voi per il vostro lavoro, al presidente Suraci che ci ha creduto sin dall'inizio, agli amici di Confindustria, al mio team e a un impiego, perché insomma sono il cuore pulsante. I numeri: 72 imprese che sono venuti in questa stagione, 1.350 posti messi a disposizione, 11.000 curricula arrivati tra il sito di un impiego e il sito diretti delle imprese, e quasi 200 persone assunte a tempo indeterminato. Questi sono dei numeri importanti su cui lavorare, ed è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, perché con questi numeri l'analisi è semplice. C'è una grande voglia di lavoro, c'è una grandissima necessità di qualifiche specializzate all'interno delle nostre imprese. Purtroppo tanti giovani non sanno che siamo la seconda paese manifatturiero d'Europa, che facciamo del Made in Italy, diciamo, il nostro bello e ben fatto, una chiave di successo. E perciò questo format fa sì che nei 10 minuti in cui una persona va al lavoro, accompagna il figlio a scuola, capisce che c'è tanta impresa, bella impresa, che vuole assumere. Ecco, l'esperienza del Post in Fabbrica è stata l'occasione per gli ascoltatori, ma anche per noi tre, di conoscere veramente la dimensione umana di molti imprenditori, di persone che hanno grandi responsabilità. E devo dire che questo è un aspetto che almeno per me è più importante, cioè quel tasso di umanità che è stato regalato agli ascoltatori dà modo anche di avvicinare i datori di lavoro ai lavoratori, e questo è un aspetto che va sottolineato, Giovanni, no? Io credo che avete vissuto la passione, la voglia, il voler continuare ad andare avanti in iniziative imprenditoriali innovative, spronati sempre dal far meglio, far bene con la propria comunità di persone, perché poi diciamo l'impresa è una grande famiglia con cui si vuole collaborare, si vuole interagire, si vuole crescere per il benessere dell'impresa, dei collaboratori e del nostro paese. Io credo che questo è un importante messaggio da dare, che l'impresa ha bisogno di talenti da far crescere, possibilmente con un buon grado di istruzione, e qui il nostro governo, il nostro paese deve investire di più, perché non è possibile che investiamo il 3,4% del PIL e investiamo o spendiamo il 3,8% per pagare gli interessi passivi. Diciamo che è una stortura. Gli altri paesi, i nostri competitor, sono dal 4% in su. L'altro dato allarmante per quanto riguarda l'istruzione: altri paesi hanno un piano formativo al 2040, al 2050. Non possiamo vivere di, diciamo, governi o periodi temporali molto brevi. L'istruzione non è di destra né di sinistra, è una traiettoria di crescita e di sviluppo per il nostro paese, quindi è un investimento sul futuro dei nostri giovani,
che è il bene prezioso delle nostre imprese e delle nostre famiglie, ma dobbiamo dare loro una giusta traiettoria e soprattutto un giusto orientamento. Esatto. Far sapere che tutti i settori che sono passati qui, perché sostanzialmente li abbiamo presi tutti, dall'aerospazio all'alimentare, al legnarredo, al tessile e quant'altro, tutti hanno manifestato l'esigenza di avere talenti giovani in azienda. Ecco, ti chiedevo appunto rispetto a questo, all'istruzione, che credo sia un tema fondamentale, c'è ancora forte distanza, mi pare di aver capito, tra la formazione scolastica e le richieste del mondo del lavoro, cioè non si riesce ancora a mettere, ad avvicinare questi due mondi in maniera seria. Quali sono i passi che si possono fare da adesso in poi, che potete fare anche voi con i vostri imprenditori? Una grande politica di orientamento, perché noi dobbiamo far conoscere le esigenze delle imprese, e anche questo format ha fatto conoscere realmente dalla voce vissuta degli imprenditori le esigenze reali. È evidente che la scuola e l'orientamento scolastico e i corsi formativi devono adattarsi al cambiamento che c'è all'interno dell'impresa, perché l'impresa è sui mercati e quindi cambia la pelle quotidianamente, e il sistema formativo deve essere vicino sempre più costantemente e velocemente al cambiamento delle esigenze. Giovanni, perdonami, abbiamo visto aziende che a un certo punto si sono attrezzate per fare loro la formazione proprio perché l'esterno non gli portava nulla. È una strada questa? Strada momentanea, perché le imprese che sono venuti qua, due imprese su tre hanno un'academy interna, esatto. Vuol dire che si sono dotati, però è un'operazione cuscinetto. E costa, cioè, anche, Costa, ma anche lì non è un costo, è un investimento per il bene dei propri ragazzi, certo, e il bene dell'impresa. Però io dico sempre che è un ruolo di cuscinetto quello dell'impresa. Arrivassero tale un po' più formati sarebbe meglio. Tale per cui lo Stato in questo momento di vacatio, l'impresa sopperisce con queste accademie interne, però nel medio periodo, perché è evidente che per fare un ingegnere ci vogliono sempre 5 anni. Giovanni, torniamo però ai numeri, perché 200, lo ripetiamo con orgoglio di tutti, 200 assunzioni quasi. Mi dai un numero veloce, se ce l'hai a disposizione, quanti sono nella fase magari degli ultimi colloqui? Una cinquantina sono nella fase degli ultimi colloqui, perché è evidente che si trascinano i colloqui. È ovvio. Che sono venuti in radio 2 mesi fa stanno facendo ancora la selezione. Quindi potremmo toccare quota 250, sì, ce lo auguriamo. Ripetiamo, un impiego non va in vacanza, quindi continuate a frequentare il sito. Però 1500 erano i posti a disposizione. Siamo andati meglio dell'anno scorso, ma possiamo fare di più. Questo è il senso. Meglio dell'anno scorso, ma possiamo fare di più. Soprattutto possiamo dare una indicazione di orientamento per le future scelte scolastiche, perché visto che abbiamo fatto vedere che in tutti i settori merceologici della nostra industria ha bisogno di talenti e di istruzione formativa importante, è evidente che una famiglia deve orientare dove ci sono più posti di lavoro. Giusto. Il proprio, la propria carriera formativa, che non finisce mai, però iniziare una carriera formativa dove c'è maggiore richiesta. Giovanni, noi ti ringraziamo di cuore di essere stato con noi questa mattina, di aver fatto questo percorso anche quest'anno con il Post in Fabbrica. Noi a settembre saremo a Napoli Pizza Village. Stavamo pensando, magari riniziamo questa rubrica del Post in Fabbrica proprio da Napoli, dal da sud. Lì. Ci vieni a trovare? Con molto piacere accetto l'invito. Ecco, ci saremo dal 13 al 22, quindi troveremo la data giusta per noi, e intanto salutiamo anche il nostro Don. Ciao Don, buongiorno. Sì, intanto speriamo che prima o dopo venite voi a trovare me. Sì, va bene. Wow. Basta che ci chiami, Don, lo sai, veniamo lì al Parco Lambro anche con Brugnoli. Vai con la frase, Don anche, Antonio. Senti, la frase è molto bella, anche se va pensata. La vita è vita anche quando incontra il dolore. La vita è vita anche, volevo dire soprattutto, ma anche quando incontra il dolore. Va bene? Grazie, Don. Riflettiamo. Certo. Ciao. Giovanni, ti aspettiamo a Napoli allora. Grazie a Giovanni Brugnoli. Grazie a voi, con piacere. E viva tutti i ragazzi, non solo i ragazzi che hanno trovato un nuovo posto di lavoro, grazie a RTL 102.5. Allora, dirige il settimanale delle famiglie italiane, ha il polso dell'umore degli italiani ogni settimana e soprattutto al polso degli italiani in estate. C'è da chiedergli subito quali sono le coppie su cui si concentrerà maggiormente in questa stagione. Dirige il settimanale oggi Umberto Brindani. Quali sono le coppie dell'estate? Buongiorno Umberto. Buongiorno a voi.
Ma più che di coppie, io parlerei di coppie che si potrebbero formare, o comunque di star, grandi star dello spettacolo e della TV che sono single, perché questa è l'estate, direi l'estate delle single. Noi domani usciremo in copertina con una star dell'intrattenimento televisivo che è Elisa Isoardi, la quale dopo l'esperienza durata ben 5 anni con Matteo Salvini è single, e come lei tante altre. Un'altra presentatrice televisiva molto famosa ultimamente, cioè Diletta Leotta, è di nuovo single. Quindi credo che, insomma, gli italiani che stanno sotto o che staranno sotto l'ombrellone seguiranno le avventure sentimentali di queste dive che stanno in qualche modo cercando di ricostruirsi una coppia. Un rapporto di coppia. Brindani, esatto. Solo donne o abbiamo anche degli uomini? Ma di uomini sì, però c'è meno interesse, così mi viene da non dire. Contiamo dal mio... niente, non contate il tubo. Dal mio modesto punto di osservazione siamo meno interessanti. D'altra parte, lo stiamo diventando anche nello sport e soprattutto nel calcio, mi sembra, no? Quindi... Esatto. Adesso sono le azzurre quelle al centro delle notizie, e non gli azzurri. Senti Umberto, ma quindi non ho capito, quindi secondo te questa sarà l'estate dei single, e devo dire che, come spesso accade quando un settimanale sposa, diciamo così, una campagna mediatica, nel senso che sottolinea un aspetto dell'estate, in questo caso la singolitudine, può diventare perfino un modo per dare una mano a quelli che single lo sono veramente, magari i veri normal people, e dicono: sai che c'è, quest'estate sono alla moda. Beh, certamente. D'altra parte le coppie consolidate fanno meno notizia. Volete che parliamo delle coppie che sappiamo esistere? Non so, mi viene in mente Antonella Clerici, felicemente fidanzata, o delle coppie che vanno a sposarsi. Abbiamo per esempio una notizia da darvi, sempre nel numero in edicola da domani. Annunciamo che prestissimo si sposerà Amadeus con la sua compagna Giovanna Civitillo, con cui peraltro sono già sposati civilmente, si sposeranno in chiesa, quindi certamente ci saranno le coppie, però insomma la ricerca dell'anima gemella anche da parte del very normal people immagino che sarà aiutata dalla ricerca delle star. È sempre stato così, del resto Paul Newman faceva molto meno notizia, che so io, di Elizabeth Taylor, no? Ai tempi, quando appunto una faceva ogni stagione un matrimonio e un altro ha avuto la stessa moglie per credo 60 anni. A proposito di grandi star americane, ma mi dai proprio un flash su Lady Gaga? Non è che quella storia nata al cinema ma avrà un seguito, sì o no? Dimmi solo questo. Noi tutti lo speriamo. Eccolo lì. In parte anche per le origini italiane di Germanotta, insomma. Quindi, siccome abbiamo seguito tutte le peripezie, prima cinematografiche, poi il fatto che adesso appunto c'è stata una separazione e quindi Lady Gaga sembra essere la candidata numero uno a prendere la mano di Bradley Cooper, noi lo speriamo, anche perché sarebbe una bella notizia. Non c'è dubbio, anche una bella coppia. Senti, quindi domani in copertina la Isoardi che ci racconta la singolitudine di questa sua estate, chissà se troverà... Ce la farà? Appunto, c'è da chiederselo. Ma che non mangiano oggi gli italiani, attenzione. Grazie al direttore del settimanale Oggi, Umberto Brindani. Ciao, a presto. Parliamo di Libra, cambiamo argomento, è il sistema di pagamento con cui Facebook sogna di rivoluzionare il mondo delle transazioni elettroniche. Noi ci colleghiamo con un esperto e divulgatore del mondo digitale, lo conoscete, amico di RTL, Rudy Bandiera. Rudy, buona giornata, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie come sempre. Buongiorno Rudy. Allora, ci piacerebbe fare un po' di chiarezza su questo tema, sul tema Libra, anche perché ci pare che ci sia un po' di confusione in giro, no? Qualcuno la confonde con una criptovaluta, oppure ne parla come se fosse un'alternativa al Bitcoin. Cerchiamo di capire che cos'è esattamente Libra e perché Facebook potrebbe diventare, tra virgolette, pericoloso, come dice qualcuno, per le autorità mondiali con l'eventuale inserimento di Libra. Hai detto benissimo, c'è una confusione immane attorno a questa Libra. In realtà, come correttamente detto, non è una criptovaluta. La differenza sostanziale con il Bitcoin è questa qua. Il Bitcoin viene generato, prodotto, minato, si dice tecnicamente. Quindi ci sono dei computer che, seguendo degli algoritmi, creano Bitcoin. Quindi è svincolato dal mercato completamente. Non c'è una
sovrastruttura che lo governa. Possono essere generati al massimo 21 milioni per algoritmo, dopodiché basta, non possono più essere generati. Quindi è una risorsa finita che può essere utilizzata come investimento, come l'oro, essendo una risorsa finita, può essere utilizzata come investimento. Libra non viene minata da Facebook, è un sistema di pagamento, quindi è una moneta sovramoneta, come se noi prendessimo yen, dollaro e euro e li stabilizzassimo in un'unica moneta. Ecco, quindi noi possiamo comprare Libra per fare dei pagamenti attraverso i sistemi Facebook, ma non come investimento. Quindi questa qui è un'enorme differenza in sostanza. Rudy, per capirci, un sistema nel sogno di Mark Zuckerberg, il padre di Facebook, questo colosso che ricordiamo, un paio di miliardi di utenti attivi, insomma, non stiamo parlando di robetta, è quello di scavallare i normali sistemi di pagamento, le carte di credito che normalmente utilizziamo, eccetera, eccetera, e quindi le banche, e dire agli utenti, amici miei, fidatevi di noi, usate Libra e quando dovete comprare una cosa o scambiare del denaro, usate questo. E potenzialmente qui quelli che dovrebbero ribellare dovrebbero aver paura, tra virgolette, sono proprio le banche, o sbagliamo? È parzialmente corretto, nel senso che intanto io sono 2,7 miliardi le persone che usano sistemi legati a Facebook, compreso WhatsApp, Messenger, eccetera, è un numero spaventoso. Il loro fine è quello di arrivare a fare le banche, questo qua credo sia evidente per tutti, hai perfettamente ragione. In questo momento però Libra ha una caratteristica peculiare: quando io compro Libra attraverso la mia moneta, che possono essere per esempio gli euro, i soldi che utilizzo vanno su una banca, quindi ha un controvalore in soldi Libra, ecco perché è stabile e può essere utilizzata serenamente. Quindi al momento è solo, tra virgolette, un sistema di pagamento, non un sistema di risparmio, infatti, eccetera. Però è ovvio, non mi sembra nulla di tanto originale, francamente. Cioè, tu per avere questa Libra, che è uno strumento di pagamento, no? Cioè, voglio dire, devi comunque acquistare la Libra attraverso gli euro o altre monete in giro per il mondo. Quindi è una partita di giro che ti permette, attraverso i sistemi informativi di Facebook e quant'altro, di pagare attraverso, diciamo così, quella che non è una moneta, ma è, come dire, uno strumento per poter pagare e acquistare con più facilità. Francamente mi sembra una cosa semplice, non è molto difficile. Infatti, Diaco, hai ragione, è un... sto semplificando, mi perdonerete. Se noi pensiamo a PayPal, è un sistema molto simile. Appunto, molto simile. Qual è la differenza? La differenza concreta è che è su 2,7 miliardi di persone. Quindi se tutti ci mettiamo a scambiare questa sovramoneta al posto delle monete reali, comprando, ecco, ovviamente comprandole con le monete reali, diventa un sistema unificato di pagamento che dà uno straordinario potere a chi lo gestisce. Sì, perché ti fa un troppo potere. Certo, per quello che è temutissimo. Non capisco, c'è niente però di nuovo in realtà, ma è per questo il tema. Sono i 2 miliardi e 7 il nuovo. Non capisco dove sta il vantaggio, cioè mi spiego. Cioè, se io pago con la carta di credito online, spesso mi capita di pagare magari un po' meno rispetto a se vado direttamente da un esercente, no? Allora, questa Libra avrà senso se chi paga con Libra ha degli sconti, perché sennò uno paga con la moneta normale, con la carta di credito e con gli euro, perché dovrebbe pagare con Libra? Perché è molto più comodo anche scambiare denaro tra le persone, oltre che pagare nei negozi. Io posso darti i soldi della pizza dopo la pizza attraverso un bottone che troverò sul mio Messenger e che anche tu avrai. Cioè, può annichilire, WhatsApp, annichilire completamente lo scambio di denaro che anche tra privati. Però, che inferno. Allora, guardate, il tema è in quella cifra che io avevo dato, avevo sottostimato perché non avevo messo dentro, giustamente Rudy mi ha corretto, gli utenti di WhatsApp. Se 2 miliardi e 700 milioni di persone nei 5 continenti cominciano a usare sempre meno altri sistemi di pagamento, e questo il tema per noi apparentemente non cambia nulla, ma puoi minare alle basi il sistema così come lo conosciamo oggi, tant'è vero che oggi Giusi, che cosa è scritto sul Corriere della Sera, chi è che si è c'è qualcuno che che non vorrebbe assolutamente che circolasse la Libra, assolutamente negli Stati Uniti sta accadendo questo. Posso aggiungere una cosa brevissima? Ci sarà un wallet, un portafoglio che si chiamerà Calibra, che sarà gestito dal consorzio governato da Facebook. Quindi tutti questi soldi saranno di fatto gestiti da questo consorzio governato da Facebook. Sono tanti soldi. Sì, non c'è dubbio. Veramente io più vi sento, più sento Rudy Bandiera, più vorrei tuffarmi in un mondo analogico, 33 giri e quant'altro.
Vorrei tornare la lira. Sai cosa ti servirebbe? La DeLorean di Ritorno al Futuro. Sì, sì, sì. No, no, veramente che ritorni la lira al più presto. Va bene. No, per carità, quello no. Non esageriamo. No, il ritorno ciao della lira, Rudy, no. Grazie a Rudy Bandiera. Ciao, ragazzi, a presto. Grazie a voi, buona ciao, giornata. Buon lavoro. Torniamo alla stretta attualità, lo avete sentito anche in rassegna stampa, ce ne ha parlato per esempio Davide Giacalone, ciò che sta accadendo alla Sea-Watch, il ricorso e quant'altro. Ne parliamo con il direttore di Il Dubbio, Carlo Fusi. Carlo, ben ritrovato e buon lavoro. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno direttore. Allora, c'è tanta retorica su questo argomento, ovviamente c'è chi è contento della posizione sulla Sea-Watch da parte dell'Europa, chi invece sostiene che in realtà il solidarismo, l'accoglienza, i valori dell'altruismo debbano essere sempre difesi, al netto ovviamente di quello che poi è la situazione del nostro paese nella gestione dell'accoglienza ai migranti. Qual è il suo punto di vista? Io penso che questa vicenda dimostri ancora una volta una doppia impossibilità. La prima è l'impossibilità di risolvere per via giudiziaria un fenomeno epocale come quello dell'immigrazione e di farlo attraverso salvataggi in mare di disperati che sono alla ricerca di una sistemazione migliore, ma che non possono essere la configurazione con la quale appunto affrontiamo un problema di questo genere. Dall'altra parte l'impossibilità di gestire questi fenomeni così drammatici attraverso diciamo l'uso di crudeltà che non appartengono alla civiltà italiana né al patrimonio umano e sociale del nostro paese. Noi leggiamo anche in queste ore dove c'è un grandissimo caldo sul nostro paese, notizie che riguardano 150 milioni di migranti per ragioni climatiche di qui al 2050. Che tutto questo problema possa essere affrontato e risolto sulla base di qualche sentenza, di qualche tribunale, è inverosimile. Serve uno sforzo complessivo dell'Europa, il governo italiano spinga nei confronti dell'Europa perché si faccia carico di questo problema, mostrando però anche la generosità di un paese che ha tradizione però di accoglienza millenaria. Scusami Fusi se ti interrompo e se interrompo i miei colleghi, però questa cosa la voglio dire. Sono anni che si sente parlare di questo argomento qua, dai, cioè sono vent'anni che si dice che saremmo stati, come dire, inondati dai migranti, ma mai l'Europa ha messo l'Africa al centro della propria agenda politica dicendo investiamo lì come stanno facendo i cinesi. Questo è il tema. Certo, ma infatti non si tratta mica di una questione, non si tratta di assolvere qualcuno nei confronti delle responsabilità che ha, né si tratta di fare appunto appelli retorici a questo quadro, si tratta di affrontare concretamente con i mezzi necessari un fenomeno che, ripeto, è un fenomeno mondiale. Quindi fanno bene i governi a insistere perché l'Europa si faccia carico dei problemi dell'Africa, sapendo che comunque dovremmo sfondare un muro di ipocrisia, di incapacità, sapendo che è un processo lungo, e però nel mentre questo si fa non giocare sulla pelle di disperati che cercano solo una sistemazione migliore per la loro vita. Poi Fusi, mi permetto di aggiungere questo, sembra sempre un po' un livello di propaganda, perché poi nelle scorse giornate sono poi arrivati comunque in Italia, sulle nostre coste, almeno altri 200 migranti, solo che siccome non stavano solo a Sea-Watch non se ne è parlato. È d'accordo? Sì, appunto, ma certamente c'è un problema di propaganda, che però è propaganda da tutte le parti, non solo da una. Cioè, il problema delle migrazioni, noi possiamo chiudere tutti i porti del mondo e dobbiamo anche far presente all'Europa che non può essere l'Italia a sostenere il peso di questo fenomeno. Tuttavia, o la questione viene assunta a livello complessivo con uno sforzo diplomatico molto forte da parte del nostro paese, usando tutti i mezzi disponibili, ma anche, ripeto, la generosità verso chi è in difficoltà, oppure se no noi continueremo ad avere barche che arrivano nel silenzio delle persone, altri che invece fanno diventare le loro tragedie questioni mondiali, e però non risolveremo il problema. Sentite che cosa, e mi permetto di ripeterlo, è propaganda da ogni parte, lo sguardo di un osservatore che non tifa per qualcuno. Carlo Fusi, direttore del Dubbio, buona giornata e ancora buon lavoro. Grazie a voi, a presto.
Lo avete sentito poco fa da Fulvio, appunto, mondiali femminili. Ieri l'Italia ha battuto la Cina per 2-0 e si è qualificata per i quarti di finale. Vogliamo approfondire questa bella questione gioiosa che insomma attraversa gli italiani con l'orgoglio nazionale, con il senso di patria, insieme ad una collega, con Alessia Tarquinio, che conduce dagli studi pre post partita dei mondiali di calcio femminile su Sky Sport Mondiale, canale 202. Allora Alessia, buona giornata e benvenuta. Buona giornata a tutti, grazie. Grazie anche della sveglia, perché si tira tardi, come giusto che sia. Oh, e anche questo è un aspetto fondamentale. Va bene, l'hai detto tu, sì, ho messo la sveglia apposta per parlare con voi. Ma che gioia però, Alessia, dai, perché per sì. Voi che... Questo va detto e riconosciuto. Sky, insomma, ha dedicato tanto, tanto spazio in questa stagione al calcio femminile. Fino a poche settimane fa, nei confronti di queste atlete, prima ancora, e lo voglio sottolineare, prima ancora che ragazze, c'era, come dire, il sopracciglio alzato, la battutina imbecille, insomma, un sacco di gente non ci credeva proprio, Alessia. Sì, no, abbiamo assistito a tutto, veramente. È stato il campionato del pregiudizio. Perché sai, l'ho sempre pensato e l'abbiamo sempre detto, bastava far vedere alle persone, alle appassionate di calcio, che effettivamente le donne a pallone ci sanno giocare, e quindi all'inizio del campionato un po' di scetticismo c'era, poi via via lo abbiamo notato anche nei messaggi, perché ormai ovviamente i social sono il termometro, no? Dai messaggi che abbiamo ricevuto tutti quanti noi in redazione, non facciamo più le battute su si marca uomo o meno, lo stop come si fa, se si fa di tette o meno, ecco, quei messaggi sono passati, e quelli che abbiamo ricevuto poi nell'ultimo periodo sono stati veramente molto più tecnici e molto più di curiosità, per cui tutti volevano capire chi fossero queste ragazze, qual era il loro trascorso, come preferivano giocare in campo. Quindi già verso la fine del campionato eravamo molto soddisfatti di quello che avevamo fatto, e adesso ce la stiamo godendo tutta, diciamocelo, perché veramente stiamo giocando davvero bene. Quindi partite in sordina, man mano sempre più diciamo riflettori, adesso si arriva all'Olanda di sabato. Ecco, temo un po' questa cosa dei riflettori, però ieri per la prima volta l'ho vissuta con ansia, l'abbiamo vissuta un po' con ansia la partita, perché sai, andando avanti nel torneo tutti quanti hanno cominciato a parlarne, come giusto che sia, e le pressioni poi salgono, ma non su di noi, su magari le calciatrici, però lo zero, sono andate avanti, come dice Cristiana Girelli, a tutta randa, proprio senza ascoltare nessuno, sono andate avanti e hanno fatto il loro. L'Olanda non è semplice, gli olandesi sono campionesse d'Europa, è una squadra che è imbottita di talenti, la maggior parte delle ragazze che saranno in campo ha appena vinto la Champions League con il Lione, quindi diciamolo subito, non è facile. Allora, sabato un grande appuntamento, Alessia, e noi vogliamo dire ai nostri ascoltatori che ovviamente questo fenomeno di costume, che è anche un fenomeno culturale, una bella rivoluzione gentile, sì, che vede le donne al centro del calcio italiano internazionale con la nostra nazionale, appunto avrà ospitalità all'interno di RTL 102.5 con la radio cronaca ufficiale, ovviamente con i nostri inviati, con Paolo Pacchioni, con Fulvio Giuliani, con tutta la squadra del giornale orario diretto da Luigi Tornari, una bella festa anche radiofonica. Noi facciamo l'assist a te per Sky, tu fallo a noi per la radio, invita gli ascoltatori, dai. Va bene, ma speriamo che il mio direttore non mi senta allora. No, l'importante, io lo dico sempre, quando tutti adesso mi dicono è facile salire sul carro, ma chi se ne frega, saliamo tutti su questo carro, tanto è grande, ci siamo tutti, divertiamoci, seguiamo la nazionale, quindi seguite la partita su RTL, ma seguitela ovunque, basta che guardiate la partita e basta che pifiate le azzurre. Del resto c'eravamo anche ieri, c'eravamo nelle partite, certo, eliminatorie, che sono state quelle fondamentali per creare questo fenomeno di cui si diceva, con Alessia che è una grande esperta anche poi dal punto di vista tecnico, però attenzione, perché è giustissimo parlare di fenomeno e va vissuto così, anche con quella tensione tipica di un mondiale, però parliamo di partite di calcio, parliamo di un calcio che va sempre più a un livello difficile andando avanti nel torneo, e quindi attenzione, non vorrei neanche che ci fermassimo tutti al fenomeno, come dire, volemose bene perché sono delle ragazze che giocano al pallone, queste sono calciatrici, no, che è una cosa diversa. No, sarebbe un discorso superficiale, non lo è comunque sempre, come hai detto, sono sempre partite, diventa più difficile, lo dimostra il fatto che spesso adesso già dagli ottavi abbiamo visto partite finire supplementari rigori, ieri per l'Olanda non è stato facile contro il Giappone, vabbè il Giappone comunque
una squadra forte, era seconda nello scorso mondiale, quindi fortissima. Sì, diventa sempre più difficile, ma il livello si è alzato negli ultimi 4 anni. Nel mondiale del 2015 in Canada le pretendenti erano scontate, adesso non è più così. Certo, certamente. Beh, ringraziamo di cuore anche, ancora anche per la sveglia Alessia Tarquinio, lo ricordiamo, di Sky Sport. Buon lavoro, a prestissimo. Grazie mille e sempre forza azzurre. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.